siamo davanti all'immagine di una tela che rappresenta una vela dove c'è diabolico. Questa è l'immagine ripresa da una cartolina che venne venduta a Cervia. La nave è quella dell'Assunta. Questa vela era stata fatta in onore di Diabolico, perché su questa nave viaggiava anche Sansoni, che era il marito di Angela Giussani. Anzi, Sansoni fece fare anche un quadro a un pittore locale. E questo quadro venne regalato alla moglie e attualmente è ancora nell'ufficio in cui lavorava Angela Giussani. Il pittore in questione è quello che negli anni ha realizzato questi giardini a Cervia, o meglio, sua è stata l'iniziativa di creare Cervia Città Giardino. Quindi è importante ricordare lui e ricordare anche Diabolico. Anche quest'anno abbiamo dedicato particolare attenzione a Guareschi, che è morto qua a Cervia e che era un grosso appassionato di fumetti. Tanto è vero che la Renoir, che sta facendo il Don Camillo a fumetti, gli ha dedicato un albo in cui c'è sia Don Camillo che Diabolik. Infatti proprio Guareschi, ma anche il figlio Alberto, ci hanno confermato che loro sono appassionati di fumetti e anche di Diabolik. Per cui abbiamo preso spunto da questa attività che ha fatto la Renoir, valorizzando sia Don Camillo Fumetti ma anche Diabolik, per metterli insieme e quindi riproporli nel giardino. Inoltre abbiamo poi i due classici Don Camillo e Peppone, non nell'immagine del film ma nell'immagine appunto della Renoir, dove è più aderente al testo di Guareschi e il figlio ha voluto che Don Camillo assomigliasse a Guareschi, ma anche Peppone è un Guareschi con i baffi, quindi questo è il periodo in cui Guareschi non aveva i baffi e questo è Guareschi con i baffi. Quindi questo giardino è dedicato a Riccardo Todoli, ci hanno portato via la barca, l'immagine dell'Assunta con Diabolik. Se effettivamente, se io devo portare via qualcosa, portavo via il banner dipinto da Riccardo Todoli, visto considerato che il giardino è dedicato a Riccardo Todoli, è più poetico era. Quindi abbiamo svelato che il quadro che è presso l'ufficio della Storina, che rappresenta la vela di Diabolik, è di Todoli, quindi un autore cervese eclettico, perché oltre a fare quadri si è occupato anche di verde e ha creato questa bellissima manifestazione che è Cervia Città Giardino. E non solo, era collezionista di francobolli, era appassionato di canarini, cioè di numismatica, e la pittura è stata una delle sue prime passioni che poi la si ho. E quindi l'abbiamo scoperto solo dopo la morte, perché la vedova ne presentò alcuni in occasione della festa del volontariato a novembre a Cervia. È stata una felice combinazione. Un'altra cosa che mi dicevi è che lui non usava firmare col suo nome, esatto, ma usava vari pseudonimi. Esatto. Infatti noi abbiamo a lungo cercato che potesse essere questa firma del quadro, in realtà non è qualcuno in particolare, perché lui usava vari pseudonimi quando firmava i vari tipi di quadri. Esatto.